GF15, Cristiano Malgioglio, frecciatina agli sponsor e attacca Luigi Favoloso. Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sul Grande Fratello, il reality presentato da Barbara D'Urso con la partecipazione di Simone Izzo e Cristiano Malgioglio. Proprio quest'ultimo ha espresso il suo pensiero sulla fuga degli sponsor del programma di Canale 5, con un post sul suo profilo Instagram. Grande Fratello, Cristiano Malgioglio commenta la vicenda degli sponsor. Il Grande Fratello è tornato a far parlare di sé a poche ore dall'inizio della quinta imperdibile puntata. Questa volta non ci interesseremo al comunicato stampa di Coca-Cola, che chiedeva la chiusura anticipata del programma, ma alle dichiarazioni rese da Cristiano Malgioglio. Il paroliere ha scritto un post su Instagram dove, oltre a dare appuntamento a questa sera per la diretta, ha fatto intuire che non sarà toccato il tema scottante dell'abbandono da parte di quasi tutte le aziende che sponsorizzavano in reality. Come saprete, alcune testimonial hanno ritirato i loro prodotti come Bell'Oggi, Givova, Acqua Santa Croce, Nintendo, FK, Screen Air Care, mentre consiglia Aran Cucine, Steplan, Villa d'Este e Salumi Beretta si sono dissociati dal comportamento avuto da alcuni concorrenti nella casa di Cinecittà. Di qui le frecciatine velenose di Cristiano sulla fuga degli sponsor e contro Luigi Favoloso. Ecco cosa ha detto. Malgioglio attacca Luigi Favoloso su Instagram. Il famoso paroliere ha pubblicato stamani un post sul suo profilo ufficiale Instagram, dove ha fatto una battuta con chiaro riferimento alla fuga degli sponsor del programma condotto da Barbara D'Urso. A proposito, la conduzione di Barbarella era stata attaccata duramente da Alfonso Signorini durante un'intervista concessa alla Verità, successivamente pubblicata sul Corriere della Sera. Malghi, con tono ironico, ha scritto queste testuali parole sulla mancanza della sua acqua preferita. Non posso bere l'acqua minerale dello sponsor del reality, che è ottima e me ne farò una ragione. Ma se pensate che sia finita qui, vi sbagliate di grosso, perché Cristiano ha letteralmente asfaltato l'ex fidanzato di Nina Moric, rispondendo ad un commento su Instagram. Luigi di Favoloso ha solo il cognome. Il resto la penso come voi. Un commento che arriva a poche ore dall'inizio della quinta puntata, che come sempre sarà trasmessa in prima serata su Canale 5, dove Malghi prenderà la solita postazione accanto alla collega Simona Izzo. Per altre notizie sulla casa di Cinecittà vi basterà seguire il sito Blasting News.